Vi ricordate il caso della cooperativa rossa CFT che piazzava a costipendi d'oro i dirigenti del Partito Democratico e cacciava i lavoratori? Ora potrebbe arrivare il colpo di grazia perché dal 31 ottobre perderà l'appalto più importante che rappresenta il 30% del fatturato. Solo che a pagare non saranno i dirigenti trombati alla sinistra e piazzati nella cooperativa rossa, ma come sempre i lavoratori, che in tutto sono ben 2.000. Il piano di ristrutturazione era già precario e la sinistra ha continuato a usare i CFT come poltronificio per dirigenti superpagati. Quello della presidenza della cooperativa, affidata all'ex parlamentare del Partito Democratico e ex sindaco di Siena ai tempi del disastro del Monte dei Paschi, Franco Ceccuzzi, è solo l'ultimo caso. L'azienda ha raggiunto oltre 100 milioni di debito, di cui 14 milioni con l'erario. Ma nonostante le nostre richieste, il governo non è intervenuto sulla cooperativa per salvare i lavoratori. E la regione toscana? La regione ha fatto finta di non vedere le voragini provocate dai propri amici di sinistra. Io ho già inviato al Tribunale Firenze e all'Anticorruzione tutti i documenti ufficiali che denunciavano un conflitto di interessi proprio durante il commissariamento. Il piano approvato è, diciamo, un po' allegro e ora rischia di far crollare tutto il castello. Ma noi, come sempre, staremo dalla parte dei lavoratori onesti e ci batteremo perché a pagare non siano sempre e ancora una volta loro. Ma perché i soldi non vanno a prenderli dai dirigenti poltronati dal PD che grazie a CFT hanno fatto fino ad oggi la bella vita?